Allora, eccoci ben ritrovati con un nuovo video. Nello scorso video abbiamo introdotto il discorso del malto. Parleremo successivamente degli altri ingredienti, acqua, lievito e luppolo. Nel precedente video, appunto, sul malto vi ho spiegato un po' come si ricava il malto dall'orzo, come si ricavano gli zuccheri, o meglio gli amidi, con la maltazione e gli enzimi necessari a trasformare questi amidi in zuccheri che poi saranno il nutrimento del lievito che svilupperanno la CO2 e l'alcol. Abbiamo provato precedentemente due birre di Chimay del birrificio trappista, la Tappo Rosso, la Rouge, chiamatela come volete, che è una double sostanzialmente, e la Cinque Cents. Ci mancano la Triple, etichetta bianca o tappo bianco, e la Gran Riserva, se non sbaglio viene chiamata così, o conosciuta anche come tappo blu. Andiamo molto velocemente a provarle, perché ho trovato giusto 10 minuti per bermi una birretta, bicchiere bello pulito, e per fare questo video quindi in velocità, senza perdere tante parole su Chimay che abbiamo già visto nei precedenti video. Andiamo a provare le birre. Partiamo con la Triple, con la sua schiuma abbondante, molto fine. Vediamo anche se persistente, lasciamo un attimo lì. Posso anche dirvi qualcosa? Beh, come le altre birre Triple che abbiamo provato di Ashel, Westmalle, e non mi ricordo se abbiamo già provato qualcos'altro. La ricetta è molto semplice in realtà, tanto bel colore dorato carico, tendente all'arancione. Base di malto Pilsner, un tocco da quello che ho trovato in giro di malto Monaco e vediamo se trovo qualcos'altro su quello che avevo trovato. Naturalmente lo zucchero, che può essere candito, adesso non lo so nello specifico, non ho trovato indicazioni precise, che può essere comune zucchero da cucina oppure zucchero candito, che abbiamo visto è un ingrediente molto comune nelle birre di questi stili e nelle birre trappiste. E cos'altro? E naturalmente il lievito Chimay isolato da Padre Theodore. La schiuma si sta un po' compattando, si fa più pannosa, meno fine, comunque ha la sua bella persistenza. Bel colore, bella schiuma. Andiamo a provarla. Per adesso percepisco, diciamo, si differenzia un po' dalle altre triple che abbiamo provato fino a qui. L'aroma bananoso che sentivo molto di più nelle altre birre è leggermente in secondo piano, c'è una predominanza di aroma di lievito e sicuramente altra frutta come la mela matura, un tocco di pera. E via, vediamo se riesco a sporcare la tavola. Schiuma anche eccessiva, forse il bicchiere, forse che non è pulitissimo, aiuta la CO2 a sprigionarsi e quindi tiene su la schiuma. Purtroppo con tutta questa schiuma faccio anche fatica ad analizzare un po' gli aromi. Comunque ci siamo in stile triple, gli aromi sono quelli. Come dicevo prima, sento un po' meno la banana e più altra frutta, anche un po' la frutta secca, in termini di leggera uvetta, ma anche noccioline. Sento pochissimo il coriandolo, che è possibile, non l'ho trovato tra gli ingredienti, non so se venga indicato. Sì, viene indicato, quindi può essere che ci sia un po' di coriandolo e forse un pochino di scorza d'arancia. In genere sono queste le spezie che vengono utilizzate.
Devo dire che sono quelle spezie che sicuramente aumentano il panel di aromi, la complessità. Sono usate dai monaci con parsimonia in modo che non siano prevalenti al naso, come poteva essere nella Shimei Sing Scent che abbiamo provato l'altra volta. Se non ti dicono che sono state impiegate, probabilmente neanche non te ne accorgi, come ammetto anche il mio caso. Però senza accorgertene amplificano il panel di aromi che troviamo, la complessità, la piacevolezza. E facendo un po' di attenzione, effettivamente un tocco speziatino che ricorda leggermente fenolico come il coriandolo c'è, e forse si percepisce anche un po' di scorza di arancia essiccata. La schiuma abbiamo capito che è persistente e in questo momento ci impedisce anche una degustazione appropriata. Guardate la schiuma. Come le altre triple. Bella espansiva, avvolgente all'inizio, per poi chiudere più secca, con un amarognolo anche più accentuato rispetto ad altre triple. Avevo detto nello scorso video su Chimay, ho anche trovato in giro scritto un po' qua e là, però sarebbe da verificare la fonte, insomma, fare un'analisi più approfondita. Che lupolo che ho usato, che in questo caso dovrebbe essere Golding, Iskand Golding, vediamo se trovo qualcosa. Sì, Golding e Allertau, quindi un lievito, il Goldings credo sia un lievito, un lupolo belga se non sbaglio, mentre l'Allertau è un lupolo tedesco. L'Amaro non mi piace molto, lo trovo leggermente sgraziato, però sicuramente dà una sensazione di freschezza, tiene in piedi la birra e gli dà giusto quel taglio per essere più piacevole e beverina. Sempre una birra onesta, per quanto le triple non siano il mio stile preferito. Perché oltre agli aromi che abbiamo percepito, c'è anche un insieme di esteri che non riesco bene a definire, anche una leggerissima nota come di burro nei limiti, che non ascrivibile all'ambito dei difetti. Non sono le mie birre preferite. Per tutti questi esteri, per il grado alcolico, però ogni tanto apprezzare così anche una triple, la Chimay comunque rimane una birra discreta nel suo stile, sposato appieno. Passiamo alla Gran Riserva, una birra che molti sta salendo prepotentemente la schiuma dalla bottiglia. Questo mi suggerisce qualcosina di non buono. Perché? Perché la birra è fredda e quindi non avrebbe dovuto fare tutta questa schiuma. E quindi da che cosa può essere dovuto? Difficile dirlo. Bisognerebbe essere tecnici del settore. Avere una lunga esperienza, potrebbe essere dovuto da residui di luppolo sul fondo della bottiglia, il che per un birrificio come Chimay la vedo una cosa molto difficile. Perché questi residui di luppolo possono creare dei punti di nucleazione che sprigionano la CO2 una volta che si apre la bottiglia, come avviene per i bicchieri di champagne che hanno un'incisione nel fondo per far sviluppare una catena di bollicine. Però
potrebbe essere dovuto a una precipitazione di carbonati, di ossalati, se non sbaglio, sì, vengono chiamati sempre sul fondo della bottiglia, magari a causa dell'addizione di acqua più carbonata, con un maggiore livello di carbonati, durante come si dice, il risciacquo delle trebbie o in altri passaggi successivi durante la birrificazione. Può essere dovuto ancora a bottiglie non pulite, o meglio, alla presenza di batteri che sono maggiormente in grado, rispetto ai lieviti che sono stati utilizzati, di scomporre gli zuccheri, e quindi questi batteri potrebbero aver, nel caso in cui fossero presenti, potrebbero aver scomposto, o meglio fermentato, lo zucchero residuo all'interno della bottiglia dopo che è stata imbottigliata. Quindi, quando è la bottiglia tappata, ipotizzando che sia priva di questi batteri, chi la imbottiglia sa che raggiungerà un certo livello di pressione, di atmosfere dentro la bottiglia, e la carbonazione della birra riesce a stimarla. Ma non riesce a farlo se non sa che la birra può essere contaminata da dei batteri, come il Brettanomyces, ad esempio, che è in grado di consumare, di fermentare anche gli zuccheri più complessi. Pertanto, invece di fermarsi, ipotizziamo da 10 a 0, invece di fermarsi a 2 come zuccheri residui, questi batteri la portano a 0, quindi c'è molta più pressione e la CO2 sale quando la bottiglia si stappa. Ancora, da cosa può essere dovuto? Un errore nel calcolo della CO2. Batteri, abbiamo già detto. Può essere dovuto alla birra calda. Ci sono al anche altre cause che adesso ignoro e mi fermo qua. Continuiamo a versare. Se dovesse essere difettata, forse adesso ce ne accorgiamo. Comunque è una birra che, per il suo grado alcolico e la sua particolarità, che questa fa 9 gradi, dagli amanti di Chimay viene acquistata per essere fatta invecchiare e portata avanti nel tempo. La ricetta prevede la base di malto Pils. Poi ho trovato, vediamo se riesco a dirvi qualcosa, sicuramente l'utilizzo di malto chocolate per il colore, bello scuro, del malto aromatic del Caramunic, un po' di frumento, lo zucchero anche qua. E anche qui un po' di spezie, come la buccia d'arancia, il coriandolo e il lievito, o meglio, scusate, il lievito sempre cime, il luppolo, lo stesso utilizzato per la triple. Andiamo a provare. Bel aroma di cioccolato, di panforte, di caramello, di toffee, di caramella mou, leggerissima liquirizia, non percepisco caffè, fichi ricoperti di cioccolato, non so se avete presente, di solito si preparano fichi secchi al cioccolato, si preparano durante il periodo natalizio. Una leggera nota speziatina, vabbè, forse sono influenzato dal fatto che so che è stato usato il coriandolo. Anche qua, se non me lo dicono, faccio difficoltà a trovarlo, ma c'è una nota un po' speziata, data sia dagli esteri, dagli alcoli che si generano durante la fermentazione, sia magari dalle spezie utilizzate. Anche questa, tra le double, le quadruple, chiamatele come volete a sto punto, perché fanno quasi stile a sé, non è che sia la mia birra preferita. E forse appunto è una birra che merita di essere conservata, lasciata lì e apprezzata nel tempo.
In bocca comunque abbiamo quasi la percezione dell'umami, questo gusto che richiama il glutammato, il dado di carne, qualche alga, la salsa di soia, queste cose qui. Leggerissimo sapore come di salamoia, quella delle olive. Molto avvolgente, anche una birra calda se vogliamo, rinfrescata da giusto bilanciamento del luppolo, proprio pochissimo, forse da questo taglio speziatino. Ancora reminiscenze di legno, legno secco, fogliame, fogliame umido. Io percepisco spesso quello che non mi fa piacere, tante volte queste birre, è leggermente gusto sì, metallico vorrei dire, non eccessivo, proprio leggermente, che a me non piace. Ho fatto un po' di difficoltà a dargli una spiegazione, un nome, forse l'ho associato a un tipo di malto che viene utilizzato. Non lo attribuirei tanto al lievito impiegato, forse sì, appunto allo Special B, o comunque è una componente che non mi fa proprio impazzire. Adesso saltano più fuori il cioccolato che sentivo prima, adesso lo sento più tendente al fondente, leggero sottobosco tipo hummus e funghi. Anche questa, una birra onesta, piacevole e se avete occasione, a volte la si trova anche presso la grande distribuzione, compratene due bottiglie, una ve la bevete. E una la portate avanti nel tempo, la lasciate là 3-4 anni e vedete poi che cosa succede. Basta, ci fermiamo qui per questo video. È tutto, spero che vi sia piaciuto. Naturalmente aspetto i vostri commenti se avete provato queste birre che per quanto sia una produzione trappista, si pensa sempre di microproduzioni, in verità è una produzione come abbiamo già visto molto molto grande. Le birre le si trovano anche abbastanza facilmente qua in Italia, presso la grande distribuzione, e quindi provatele e fatemi sapere. E ci vediamo con il prossimo video. Salute!